Benvenuti ad una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Cronache e Commenti, il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Andremo oggi a vedere alcuni dei temi dibattuti in questi ultimi giorni, nell'ultimo Consiglio, che ovviamente nel quale si è riunito il Parlamento toscano. Dunque diamo il via alla puntata. Approvata l'attività del 2023 per il difensore civico in Toscana. Nominato il segretario dell'autorità portuale da una proposta del presidente Giani. Si è riunito l'osservatorio sulla legalità, attenzione sulle nuove attività illecite. Il Consiglio regionale approva a maggioranza l'attività nel 2023 del difensore civico. Apprezzamento e soddisfazione espressi da parte della risoluzione che impegna a sostenere le attività del difensore civico e dei suoi servizi resi a titolo gratuito alla cittadinanza. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che esprime un parere favorevole rispetto all'attività del difensore civico regionale nel corso del 2023. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'istituto della difesa civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Abbiamo potuto leggere la relazione del difensore civico anche quest'anno e l'abbiamo trovata rispetto agli scorsi anni nella citazione degli esempi un po' più generica e meno puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece constatiamo che per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più al di là delle mere annunce e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse e dobbiamo crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Cerchiamo di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani. Esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e a seguito del lavoro svolto trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità.
ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza, e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi col passare del tempo dà valore anche e senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità, e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. Mi sono astenuto per la semplice motivazione che può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè, lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolti a lui per la sanità, che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa, sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo, perché se avesse al limite anche contattato, proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione, il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio, avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. Approvata dal Parlamento toscano la nomina del segretario dell'autorità portuale, proposto dal presidente Giani, che comprende i porti di Viareggio, Marina di Campo, Porto Santo Stefano e Giglio, e Alessandro Rosselli, che era già da un anno commissario dello stesso ufficio. La procedura che ha scelto il presidente Giani, secondo noi, presenta molti dubbi e perplessità, di cui abbiamo chiesto conto agli uffici del Consiglio regionale. Ci è stato risposto che il parere che deve esprimere la Commissione deve andare solo sul merito della scelta del candidato, in questo caso il già commissario Rosselli, ma non sulle procedure. Noi non la pensiamo così e pensiamo invece che questa strada e la mancata risposta al sindaco del Ghingaro su alcune questioni da lui poste rispetto a nomi precedentemente fatti dal presidente Giani originerà un altro contenzioso amministrativo. Speriamo che questo non provochi ulteriori scossoni rispetto all'attività dell'autorità portuale, e come sappiamo deve affrontare primo fra tutti la vicenda complessa del porto di Viareggio, sia per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico e quindi del futuro delle banchine commerciali, sia il problema dell'insabbiamento con il famoso sabbiodotto. È giunta in Commissione quarta la nomina fatta dal presidente Giani riguardo il segretario dell'autorità portuale. Intanto è stata approvata in modo positivo, non ci sono stati voti contrari, la Lega ha votato positivamente, poi c'è stata un'astensione. Personalmente sono molto soddisfatto, perché al di là delle vicende procedurali sulle quali intervengo a breve, la comunità portuale, in particolar modo quella di Viareggio, aspettava da tempo che ci potesse essere il ruolo di segretario dell'autorità portuale nella pienezza delle funzioni. E quindi questo braccio di ferro durato veramente troppo, che è sostanzialmente stato uno scontro di potere sulle poltrone fra il PD regionale e gli ex PD di Viareggio, ha seriamente danneggiato il quadro portuale per i ritardi su tanti temi. Penso alla variante al piano regolatore portuale, penso all'asse di penetrazione, penso a tante pratiche che con un mero commissario avevano mille difficoltà in più e hanno mille difficoltà in più per essere eseguite. Dal punto di vista poi tecnico, ho preso atto che gli uffici legislativi della Regione hanno verificato come la procedura sia stata corretta. Personalmente credo che sia così, perché anche alla luce della stessa sentenza che accolse il ricorso del Comune di Viareggio nel 2023, c'è l'individuazione di un percorso
che alla luce della nuova normativa è piuttosto chiaro e che mi pare sia stato rispettato. Però le competenze della Commissione non sono strettamente legate agli aspetti procedurali, sono ovviamente sul nominativo e sul curriculum del nominativo, che è ineccepibile. Peraltro la nomina del commissario Rosselli non è mai stata impugnata dal Comune di Viareggio e quindi è per questo che abbiamo dato un voto positivo. Ripeto, quello che conta adesso è lavorare, dare gambe all'autorità portuale, così come avevano chiesto gli stessi dipendenti dell'autorità portuale. C'è stata una legge approvata di recente, è in via di esecuzione per poter far sì che l'organico sia appieno e non ridotto come è attualmente. A Viareggio si aspetta di lavorare al porto, che ha una visione internazionale, e siamo stanchi delle baruffe chiozzotte fra regione e comune. A margine del Consiglio regionale si è riunito nelle scorse ore anche l'Osservatorio sulla legalità in Toscana, un'assemblea che ha il compito di monitorare e fotografare la situazione dell'illegalità nel territorio. Allora, innanzitutto coordina tutte quelle realtà di conoscenza, di riferimento, di collegamento anche, giusto appunto, che vertono intorno alla questione della legalità. Legalità è un termine che rischia di essere anche un po' oppressivo e riduttivo, ma significa molto semplicemente garantire ai cittadini e alle cittadine del vivere nel miglior modo possibile, perché questa è la legge. La legge è uno strumento per la vita collettiva, la legge è uno strumento per consentire, per esempio, che non ci siano soprusi di sorta, è lo strumento perché le aziende possano produrre in piena autonomia rispetto appunto a istanze criminali, ma nel contempo al loro stesso interno applicano tutte le normative sul lavoro nel miglior modo possibile. Insomma, legalità in senso ampio è la possibilità di capire una società nel suo evolvere, perché la legge evolve insieme alla società. Fra i temi più caldi sui quali l'osservatorio agisce c'è quello del monitoraggio del riciclo di denaro da parte di associazioni criminali in Toscana, attraverso per esempio l'apertura di attività commerciali con soldi che arrivano da attività illegali. Perché abbiamo bisogno di controllare per esempio il sorgere di nuove imprese mentre avviene, con la possibilità appunto di svolgere i controlli che la legge prescrive. Dall'altro canto c'è questa dimensione che anche noi come Libera segnaliamo da tempo: le mafie italiane si stanno ritirando negli ambiti della cosiddetta economia legale, dove però il confine fra illegale e legale diventa sempre più labile e, come accade in altri settori produttivi, rischiano veramente di appaltare a altre mafie quelli che sono servizi che magari non hanno più voglia di fare o che diventa un po' compromettorio svolgere. Da questo punto di vista, ricordiamoci, non si impianta una mafia in Italia provenendo dall'estero senza il consenso delle mafie locali all'interno di una strategia determinata. Certo, pare che la mafia albanese stia crescendo in competenze, anche in aggressività nelle attività, e sembra che stia diventando una seria interlocutrice, forse addirittura una rivale dell''ndrangheta per quanto riguarda lo spaccio della cocaina. Teniamo conto che, nonostante tutta la buona volontà, per esempio ancora le forze di polizia e i carabinieri, quindi le forze dell'ordine in quanto tale, fanno un po' difficoltà a mettere in atto le strategie. I tavoli regionali sulla sicurezza sono stati momentaneamente accantonati, invece secondo me diventa qualcosa di sempre più urgente, perché ovviamente il concetto di sinergia diventa fondamentale. Abbiamo bisogno veramente di essere sempre più capaci di accedere a dei dati che abbiamo bisogno di aver disponibili in tempi rapidi, perché le mafie si muovono velocemente e evolvono continuamente. Questo forse è anche l'elemento più significativo che bisogna annotare in senso negativo. Rischiano di essere sempre un passo avanti a noi. È tutto da Cronache e Commenti. L'appuntamento è, come sempre, ogni settimana per andare a raccontare quello che è il Parlamento toscano con decisioni e dibattiti che si svolgono in aula.